Ciao, sono Amir, ho 22 anni, sono iraniano e qui studio l'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Diciamo la ragione per cui ho deciso di imparare l'arte è proprio perché sono cresciuto in un ambiente artistico. Siccome mio padre è un cantante, sempre sono stato in un ambiente proprio artistico, con la musica, con la pittura. Ecco perché mi trovo qua a Roma per approfondire di più in questo campo. E poi ricordo anche dall'asilo nido, sempre disegnavo e sempre era una passione per me. E poi da 13 anni ho cominciato in un modo più professionale, più serio, ad imparare la figura, l'anatomia, e ho avuto un maestro che mi ha seguito quasi per 7 anni. E poi piano piano anche io ho studiato, ho trovato le mie passioni per l'anatomia e poi a 14 anni anche ho cominciato come assistente ad insegnare anatomia e la figura e il disegno. Ho approfondito di più su questo campo. E dopo ho deciso, dopo aver visto diciamo le opere d'arte di Michelangelo, Da Vinci, maestri di Rinascimento, di venire in Italia per imparare tutto ciò che proprio mi piace da quell'epoca. E così adesso mi trovo qua a Roma e proprio sento che in un momento giusto sono in un posto proprio idoneo al imparare tutto quello che volevo. Ecco, e secondo me una cosa proprio fondamentale nell'imparare il disegno e l'arte è sempre chiederci perché stiamo facendo questa cosa. E a mio avviso l'arte ci aiuta a vedere di più tutte queste cose che sono nei dintorni, diciamo, a noi. Quindi attraverso la conoscenza noi ci allontaniamo dall'ignoranza. E quindi qua proprio l'arte ci aiuta a vedere più il mondo, a conoscere più noi stessi, e quindi è qua illuminare anche gli altri quando siamo illuminati attraverso la luce dell'arte. Anche ci aiuta a entrare dentro noi stessi, quindi a vedere di più quello che c'è dentro di noi. Poi la cosa più importante dell'arte è proprio fare noi più sempre umani e ci aiuta ad avvicinarci più all'umanità. E attraverso il disegno io cerco di vedere non quello che si vede con gli occhi, ma cerco di proprio sentire tutti i sentimenti vedendo con gli occhi della mia mente, dico così. E quindi disegno mi aiuta a vedere in un altro modo.